Come boostare gli FPS su Fortnite grazie a queste nuove impostazioni. E ovviamente salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come aumentare e ridurre il lag, ma aumentando così gli FPS su Fortnite grazie al pannello di controllo di Nvidia che ti ho lasciato in descrizione. Quindi in questo caso clicchi sul pannello di controllo di Nvidia, che sarebbe questo qua, il pannello di controllo di Nvidia, e andremo a fare alcune modifiche qua sopra, più l'Nvidia Profile Inspector, sempre in descrizione, che ovviamente tu scaricherai così un pacchetto RAR che dovrai estrarre, e una volta estratto ti uscirà la cartella Nvidia Profile Inspector. Apri percorso file, eccolo qua. È solamente una cartella con un programma già preinstallato e che funziona già di sé, quindi eccolo qua. Lo apri e ti uscirà così questo programmino. Ovviamente prima di usare questo programmino andiamo un attimo sul pannello di controllo di Nvidia, su impostazioni globali. Quindi noi adesso andremo a modificare tutte le impostazioni del PC, oppure facciamo direttamente impostazioni programma, che sarebbe solo Fortnite. Facciamo aggiungi, facciamo sfoglia, vai a prendere così la cartella di Fortnite, quindi salgo più su Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64, ed eccolo qua, Fortnite Client, Win64, Shipping. Fai apri. Una volta aperto, andiamo adesso a modificare queste impostazioni. Ridimensionamento immagine, che sarebbe la nitidezza, quindi fai disattivato e non aumentiamo nessuna nitidezza, perché se aumenti la nitidezza userai di più la scheda video, vedrai benissimo Fortnite, ma veramente lo vedrai benissimo, però lagherai, perderai un po' di FPS. Facciamo disattivato. Poi questo qua lo lasciamo così. Filtro anisotropico, qui mettiamo disattivato, scendiamo fino a giù. Filtro struttura, mettiamo prestazioni elevate, scendiamo fino a giù, fino a trovare la frequenza fotogrammi massima, mettiamo attivato, impostiamola fino a 1000. Non farai 1000 fps, però almeno, perché se tu lo tieni, che ne so, lo tieni a 100, facciamo caso 97 fps, Fortnite si fermerà a 97 fps. Però se metti disattivato è illimitato, gli fps saranno illimitati. Quindi tu puoi fare sia disattivato oppure 1000 fps. Quindi devi provare tu come vanno gli fps su Fortnite, sul tuo PC. Io metterei disattivato. Ora scendi fino a giù, fino a trovare modalità bassa latenza. Metti ultra, le impostazioni che ti consiglia anche Nvidia. Sincronizzazione verticale metti disattivato, non dobbiamo bloccare gli FPS. Tecnologia monitor, compatibilità G-Sync, se il tuo monitor dispone e se la tua scheda video dispongono così, cioè dispongono la compatibilità G-Sync. Ottimizzazione con Triad, GPU rendering OpenGL, mettiamo la nostra scheda video. Questo no, compatibilità, eccolo qua, la modalità mettiamo disattivato, e una volta fatto fai applica. E abbiamo applicato così queste impostazioni su Fortnite. Ok, una volta fatto, prima di avviare Fortnite, riavvia così il tuo sistema. Ora chiudiamo qua e andiamo a fare varie modifiche sul programmino che ti ho detto di scaricare, che troverai in descrizione sotto al video. Quindi tu adesso vai a scrivere Fortnite, eccolo qua, scendi fino a giù, fino a trovare l'anti-aliasing, questo qua, anti-aliasing trasparency super sampling, quello che finisce per 08AA-mod replay, imposti questo qua, quindi l'8, se non hai l'8 puoi mettere il 10, il 20 o il 30, e ridurrà così sempre la grafica sul gioco. E metti 8 sulla text, sul filtro della text. Ovviamente questa procedura è per chi vuole giocare proprio con FPS sempre di più, ma sempre di più, però Fortnite non lo vedrai un granché, no, Fortnite non lo vedrai molto bene. Tipo per esempio le colline di Fortnite, tu ci puoi entrare dentro, ok, è come se nessuno ti vedesse, però invece ti vedono,
Ok, tu entri proprio nelle colline, nella terra tu entri, poi ti farò vedere. Eccolo qua. Texture filtering metti on e quest'altro qua metti più 0 5000. Eccolo qua, e lo metti pure a quest'altro. Fatto. Una volta fatto, devi solo applicare le impostazioni. Ok, una volta applicato, non ci resta che avviare Fortnite. E quindi, come ti ho detto prima, che lui entra proprio nella terra. Più la texture filtering è molto alta, più la parte delle montagne si formano in questo modo e tu ci puoi proprio entrare dentro. Solo che gli altri ti possono vedere, ma tu non riesci a vedere il tuo corpo, ok? Quindi ridurrà così la texture e farà anche più FPS. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, ovviamente gioca con schermo intero, tutti gli FPS illimitati, oppure gioco con una risoluzione molto bassa e il rendering al 100% per vedere bene e almeno anche ridurre il lag e fare anche più FPS. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.